Ok, oggi abbiamo un 3DO di un utente di Retro Game History che mi ha mandato per la riparazione. Questo 3DO aveva il problema che dopo circa 10 minuti di funzionamento, 20 massimo, si bloccava e non funzionava più, non caricava più i giochi. Si bloccava anche il meccanismo di apertura del cassetto e quindi non era più possibile utilizzarlo. Il problema era dato da un condensatore, questo condensatore qui, questo piccolo condensatore, che è esploso, cioè ha perso del liquido. Cercherò di farlo vedere. Comunque è il liquido che luccica. Si vede male perché il condensatore è molto piccolo. Il problema era abbastanza semplice, in quanto un condensatore piccolo così è abbastanza semplice da sostituire. Il problema era trovarlo. Per poter trovare il guasto, ho smontato tutta la circuiteria e con il cotton fioc ho cercato il punto dove il condensatore aveva perso il liquido. I condensatori, quando scoppiano, quando si sciupano, perdono del liquido che rimane comunque sulla circuiteria. Con il cotton fioc ho trovato il condensatore, o comunque la zona dove c'era il liquido, e ho ristretto il campo a questo condensatorino qui. Sostituito il condensatore, ora la macchina sta funzionando da circa 10 minuti, anche 20. Il dissipatore qui è molto caldo, ma la macchina funziona perfettamente. Se io inserisco un gioco, il sistema funziona perfettamente. Legge regolarmente il gioco. Ora non abbiamo il video del videogioco, ma comunque arriva fino a fondo e potremo giocare tranquillamente. Anche questo 3DO è tornato perfettamente in funzione. L'unica cosa che è rimasta da poter fare è eliminare la rumorosità del lettore, che è uno dei tanti problemi del 3DO. Un'altra cosa che ho notato su questo 3DO è che non ha la ventola. È stata eliminata in fase di costruzione, quindi è stata volutamente costruita così, e ha un dissipatore più piccolo che tende onestamente a scaldare molto. Presumente il gioco gira, se io vado a premere, il sistema si riapre tranquillamente, il 3DO si resetta, la lente torna in posizione di stallo. Se ripremo il pulsante, il gioco riparte. Un altro 3DO è tornato alla vita. Adesso non rimane che ingrassare la parte meccanica, e questo 3DO può essere richiuso e rimandato al legittimo proprietario. Grazie per l'attenzione.